Benvenuti e bentornati sul mio canale. Allora, mi vedete con i capelli un po' come una pazzerella perché mi sono allenata, li ho tenuti legati per tanto tempo e ora devo fare lo shampoo. Ne approfitterò per questo lavaggio per mostrarvi l'efficacia della Denman Brush e che è questa spazza, diciamo, che tra poco vi faccio vedere e vi spiego. Però se avete il problema di non riuscire ad ottenere i capelli ricci e definiti, questa è la svolta. Anche io ero un po' scettica all'inizio, però devo dire che fa il suo lavoro. Tra poco la proviamo insieme. Prima di tutto vi voglio ricordare di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, attivate anche la campanellina e se volete seguitemi anche su Instagram. Detto questo, io vado al lavaggio e ci ritroviamo qui con la Denman, i miei capelli bagnati e lo styling. Eccomi, allora ho fatto il lavaggio e ora passiamo subito allo styling. Allora, voglio farvi vedere la spazzola. Ho tenuto la confezione proprio per farvela vedere nel in tega, diciamo. Allora, la confezione è questa. Questa qui e questa è la spazzola. Vedete? Fuoco, demma. Allora, ci sono di varie colorazioni, però io l'ho preferita nera, così c'è anche bianca, poi ci sono quelle edizioni limitate. Allora, la particolarità di questa spazzola è che non è una spazzola, diciamo, per pettinare, ma è esclusivamente per lo styling. E quindi se pensate di o se l'avete e vi volete pettinare, no, questo non fa il caso vostro, anzi è utile sia per la piega liscia ma anche per lo styling per i capelli ricci e quindi per dare un'ulteriore definizione. La particolarità di questa spazzola, oltre ad avere questi dentini molto duri, vi faccio vedere, duri, ma è proprio questa qui dietro, questa parte rosa è una spugna e si può togliere tranquillamente. Vedete, vi faccio vedere, è fatta apposta, fate così e la tirate, proprio perché all'interno si possono vedere le file dei dentini. La mia è a 7 file ma ci sono anche quelle a 9 file e in effetti non lo so il motivo per cui poi questi dentini, perché all'interno questi dentini possono essere tolti completamente. Vi faccio vedere, non li ho mai tolti io perché non ne vedo il motivo, però vedete qui si staccano, non lo so in realtà a cosa serve. Io non l'ho voluta prendere, vabbè, mi rimetto a posto, non l'ho voluta prendere troppo grande perché tutte le persone che conosco, se hanno quelle a 9 file, comunque tolgono 2 file, quindi comunque diventa a 7. E quindi ho preso direttamente quella a 7. L'ho presa su Amazon. Il prezzo non è neanche, elevatissimo. E ora vi faccio vedere come la utilizzo e l'effetto che dà sui capelli. Allora, ho i capelli veramente grondanti, quindi avevo portato lo spruzzino nel caso in cui assorbissero troppa acqua. Allora, la cosa che faccio quindi è applicare il prodotto e poi procedere con il passaggio della spazzola. Le cose che utilizzerò oggi saranno questo, che è il Leave-In. Questo, che come vi ho detto è un po' pesante per i miei capelli, però ne vado a mettere veramente veramente pochissimo. Questo per tutti i capelli, quindi lo metto così. Quindi senza troppi giri di parole, diciamo. Così lo applico e basta, esclusivamente così.
Quindi avete visto quanto ne ho messo? Veramente poco, perché sapete che questo è un po' pesante per i miei capelli. Quello che utilizzerò sicuramente, e quello a cui sono innamorata, è il gel di S.I.M. Ho fatto anche la recensione, ve la lascio qui nell'info box e devo dire lascia dei capelli meravigliosi. Allora, questo che faccio? Divido i capelli in due. Prendo un po' di gel, neanche tantissimo, e lo applico con le mani unite, così vedete? Ok, e poi come finale, diciamo come chiusura, utilizzo un po' di spuma, questa Lean Excellence di Parisienne, neanche questa non tantissima, quindi un pugnetto che divido tra questo e questo. Non vi dimenticate la parte dietro, mi raccomando. Ok, una volta fatto questo, facciamo un po' così e poi prendo la mia spazzola. Allora, vi faccio vedere. Vado per sezioni. Allora, così, dall'alto verso il basso, faccio questa cosa così, vedete? Così, quando sono nella parte finale vado ad arrotondare, ok, e poi faccio così. Vedete che i capelli sono totalmente divisi. Quindi continuo con tutto il restante dei miei capelli. Vado anche da quest'altro lato, quindi prendo queste sezioni e giro. Vedete, i capelli sono già molto definiti così. La cosa che vado a fare, sapete, io non amo la fina, quindi prendo questa parte davanti e la faccio verso l'alto. Così, vedete? Ok, fatto questo, prendo leggermente un po' di schiuma e faccio un altro po' di scratch così. Quindi prendo il diffusore e andiamo con l'asciugatore dei capelli. Eccomi, quindi sapete, io vado ad asciugare ad una temperatura media con un calore, quindi un calore medio e una velocità altrettanto media, per evitare che i capelli si scompiglino. Quindi andiamo subito. Mi raccomando, la cosa importante è non toccate troppo i capelli durante l'asciugatura. Eccoci.
Ecco i capelli, sono veramente contenta. Che ne dite? Vedete che definizione? Cioè, pazzesco. Penso che si commentino da sole, da soli, quindi non ci sia bisogno di dire chissà cosa, vedete? Pazzeschi, ditemelo voi. Fatemelo sapere nei commenti che cosa pensate, vedete, alla fine c'è sia il volume che la definizione. Questo perché con i prodotti giusti, con la spazzola, che è una cosa diciamo in più per definire i capelli, ma io trovo che siano pazzeschi. Sono molto felice, finalmente riesco a vedere i miei capelli molto meglio, diciamo il cambiamento l'ho visto totale dall'inizio e ne sono molto contenta. Quindi niente, se il video ti è piaciuto mi raccomando mettimi un pollice in su, se ti è stato utile fammi sapere che cosa ne pensi nei commenti e se ti va ti aspetto anche su Instagram. Io senza parole. Un bacione, ciao!